Colonnello, buongiorno. Ci troviamo in un luogo che per l'aeronautica militare forse non è quello più consono alle vostre abitudini. Come mai? Beh, diciamo che oggi c'è un aeroporto dentro il centro di Arese. Come mai? Perché l'aeronautica vuole essere vicina alla gente e ormai è sempre più difficile avere queste occasioni di incontro per le difficoltà degli aeroplani, la sicurezza e quant'altro. E quindi vogliamo far conoscere e divulgare la nostra cultura al cittadino che viene qui per i suoi motivi e ci può facilmente incontrare, un piccolo aeroporto. Abbiamo un programma ricco di iniziative che incontra sia l'intrattenimento che l'approfondimento scientifico. Come dicevo, intrattenere per comunicare. Un obiettivo istituzionale, proprio previsto da legge, è comunicare quello che le istituzioni fanno. Con questo intrattenimento su più fronti crediamo che la gente possa conoscerci meglio. Parleremo di cultura, di sport, di musica e chiaramente centrale sarà anche far conoscere le capacità tecnologiche, le capacità operative dell'aeronautica militare. Cesare Pozzini, il direttore del centro di Arese. Questa iniziativa, in due parole, come la possiamo descrivere? Ma è un'esperienza unica nel suo genere, direi. Nemmeno noi, quando l'abbiamo pensata e organizzata, pensavamo che potesse avere questo splendido risultato, almeno in fase di partenza. Quindi possiamo immaginare che durante i prossimi 10 giorni possa solo migliorare, anche solo per il passaparola che si genererà dietro un evento del genere. Quindi un evento unico, come il centro fondamentalmente. Unico perché per la prima volta in un centro commerciale si è riuscito ad introdurre un aereo tutto intero e non solo nella sua parte, quindi spazi enormi. Esatto, ma la cosa bella è che siamo riusciti a farlo entrare già così come lo vedete, cioè nel senso che non è stato assemblato dentro. Quindi è un bel mistero anche cercare di capire come l'aereo sia entrato nel centro commerciale. Però ecco, cioè, sicuramente poter ospitare all'interno della galleria un aereo, non solo all'interno perché comunque anche in prossimità dell'ingresso qua nel più vicino è presente un aereo Tornado con livrea desertica, reduce diciamo dalla guerra del Golfo di più di 25 anni fa, con una torre di controllo mobile, un mezzo antincendio, un'area espositiva e divulgativa che racconta i quasi ormai 90 anni di storia dell'aeronautica militare. Noi siamo molto orgogliosi, onorati, l'ho già ripetuto più volte oggi anche in conferenza stampa, di poter ospitare un'eccellenza per il nostro paese che è l'aeronautica militare e nell'immagine comunque di tutti le frecce tricolori.